Siamo qua con Padre Bosco, missionario del Pime e parroco della parrocchia Santa Clara e San Francesco. Siamo nella periferia di San Paolo e la parrocchia di Padre Bosco ha beneficiato dei fondi del progetto S140, il progetto per la pandemia. Io parlo in portoghese e con Padre Bosco e in italiano con voi, che Padre Bosco non mastica molto l'italiano. Padre, quantas verbas se usou do fundo especial da pandemia? Eu recebi 2 vezes, graças a Alpi Pime, que me ajudou. Eu recebi 2 vezes e usamos muito tudo para alimentos, cestas básicas e para remédios para crianças e também para famílias que estão precisando. Porque neste tempo de pandemia, muitos jovens perderam o trabalho nas periferias. Então usamos tudo, é verba que nos recebemos, que usamos mais para remédios e alimentos. Ha ringraziato il PIME, la fondazione, ha ricevuto due volte le donazioni e i fondi sono stati usati principalmente per acquistare alimenti e fare le famose ceste basiche, anche per medicinali e soprattutto per aiutare alcune famiglie, perché nella zona dove vive Padre Bosco, dove c'è la parrocchia, è una zona di periferia, di favela, molto difficile. Tantissimi giovani, stava raccontando, durante la pandemia hanno perso il lavoro. Quantas cestas você fez e distribuiu, padre? 1.200. 1.200 ceste básicas, que são saquetes com dentro. O que tem Sim. dentro da cesta? Arroz, feijão, farinha, açúcar, óleo e também pão. Isso. Nelle ceste básicas ci sono gli alimenti di base, quindi olio, zucchero, sale, riso, Riso. fagioli. E con i soldi di Fondazione Pime, padre Bosco è riuscito a fare ben 1.200 ceste. Quindi aiutare tantissime persone. Quantos parrocchianos você tem na parrocchia? 6.000. Quasi 6.000 famiglie, Famiglie. sono 6.000 famiglie, quindi parrocchiani molto di più perché le famiglie sono numerose. Sim. Quindi un agradecimento mais, né, para a Com Fundação. certeza. Obrigado por Fundação do PIME, também Alpi, missionários aqui estão presentes, sempre estão nos acompanhando na nossa paróquia Santa Clara São Francisco, e Andrea Chiara e Matilde sempre estão presentes e também ajudando de toda maneira que eles podem nos ajudar através do PIME. Ringraziamento per il PIME, poi anche all'altro, ma il ringraziamento maggiore in questo caso è soprattutto per il PIME e per la Fondazione. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao.